Buongiorno ragazzi, oggi siamo a Torino, faremo una giornata un po' particolare. Vi porto un po' a vedere che cosa vuol dire essere in una città e in particolare a Torino. Oggi faremo un giro al Politecnico dove ci sarà Federico Rivi che farà un suo speech. Faremo giornata al Politecnico e poi serata al Satoshi Spritz di Torino. Allora ragazzi, prima di andare al Politecnico faremo un salto nell'ufficio dei ragazzi di Bitpolito. Quindi andiamo un po' a vedere il loro quartier generale. State con me ragazzi. Ragazzi, guardate qua, siamo in compagnia di un Antminer S9, che è l'oggetto del progetto più importante dei ragazzi di Bitpolito. Hanno, con questo magnifico oggettino, hanno cercato di studiare il mining, hanno cercato di capire come funzionava, ci hanno lavorato un po' sopra, sulla pratica proprio. Così vi faccio anche vedere che cos'è un miner. Questo qua, ragazzi, è quello che inquina il mondo ed è quello che ci porterà alla distruzione. Allora ragazzi, siamo qui con Salvatore che è responsabile del team dell'educazione del Bitpolito. Facciamo due parole con lui, intanto ci racconta che cos'è Bitpolito e ci darà qualche informazione in più. Intanto ragazzi, poi vi informo già che lui sarà uno degli speaker a Madeira, alla una conferenza Bitcoin, quindi diciamo dall'Università di Torino, dallo studiare Bitcoin, al creare il Bitpolito con un gruppo di amici, al diventare poi speaker comunque anche in conferenze internazionali. Quindi ciao Salvatore. Ciao, grazie. Allora dici un po' che cosa fai e come mai avete deciso di creare questo Bitpolito, questa realtà bellissima che c'è qua all'Università di Torino. Allora, a Politecnico, Politecnico. È un'altra. Politecnico. scherzo. Allora, Bitpolito nasce ormai, cavolo, 4 anni fa, li facciamo a breve. E da me, Gabriele Vernetti e Giorgio Rasetto, eravamo 3 colleghi di università, nessuno, studiavamo ingegneria informatica, nessuno parlava di Bitcoin, quindi ci siamo detti, esistono da un lato questi tipi studenteschi che sono, come ti dicevo prima, off records, attività didattiche alternative finanziate dal Poli, e allora ci siamo detti perché non sfruttare questa opportunità. Comunque il Politecnico di Torino è un ambiente vivo sia di team studenteschi che di associazioni studentesche, c'è chi fa le auto, è da corsa, c'è chi fa la barca a vela, c'è chi gioca a scacchi, eccetera, c'è chi fa startup, quindi è già un ambiente vivo dove gli studenti vedono la necessità di mettersi in gioco piuttosto che studiare, certi studenti, e quindi da lì abbiamo detto creiamo un Bitpolito come team studentesco in cui fare attività di ricerca tra virgolette più diciamo attività di laboratorio, no? Quindi sperimentare con di Bitcoin, sperimentare con ASIC, ce n'è uno lì, quindi toccare con mano la tecnologia di Bitcoin, quindi permettere questo sia a noi stessi, allora poi anche a qualsiasi altro ragazzo interessato. E quello da un lato, dall'altro fare divulgazione, perché al Poli non si parlava di Bitcoin e secondo Postilla se ne parlava male, in maniera erronea. Ma infatti siete un po' un cavallo di Troia, cioè come avete fatto alla fine a far accettare un progetto che fondamentalmente studia solamente Bitcoin, quindi fa educazione su Bitcoin, cioè. Grazie a 2 professori molto disponibili che si sono approcciati al tema come qualsiasi uomo di scienza dovrebbe approcciarsi, quindi in maniera agnostica, senza pregiudizi, e hanno capito realmente cos'è Bitcoin tecnologicamente, socialmente, economicamente, finanziariamente e via dicendo.
Bitpolito tratta più i temi appunto tecnologici o di impatto della tecnologia sul mondo che viviamo, non parliamo di finanza o di Certo, altro. certo. Però questo era Bitpolito all'inizio, non è nato così, fondato su quei due pilastri che sono educazione e sperimentazione, se vogliamo. E nel tempo è cresciuto, adesso siamo più di 100, più di 120 alunni. Abbiamo una quindicina di ragazzi che adesso lavorano nell'industria Bitcoin. Tutto questo bottom up, questa connessione tra mondo universitario e poi mondo dell'industria che vediamo con mano, perché di solito un ragazzo si fa un anno in Bitpolito, viene a contatto con l'industria Bitcoin e fa il salto e va a lavorare lì. E quindi nell'ultimo anno, ciò che internamente abbiamo un po' pensato è di prendere questa naturale forza che dal basso sta nascendo, che è il venire a contatto con Bitcoin, apprezzare, capire i valori di Bitcoin e poi dedicarsi a quello perché diventa una passione. Abbiamo pensato in quest'ultimo anno di strutturare meglio Bitpolito e lo stiamo facendo con molto lavoro interno che non si vede all'esterno, in modo tale che diventa davvero questo ponte tra università, diciamo, che adesso viene sempre, diciamo, il flusso che va fuori dall'università di studenti, di teste pensanti, va a finire dentro il mondo fiat. Certo, Quindi, si crea il ponte quindi tra creare il università ponte e industria Bitcoin. industria Bitcoin con conseguenza anche accettazione o acquisizione o conoscenza, che può essere anche un rifiuto dei valori di Bitcoin, ma comunque conoscenza dei valori di Bitcoin. Quindi, da un lato, grazie a questo ponte che si fonda su quei due pilastri che sono sempre educazione e sperimentazione, appunto vogliamo trasportare quanta più gente possibile nell'industria Bitcoin, vogliendola dal mondo fiat. Certo, e avete fatto secondo me un passaggio ulteriore, cioè l'anno scorso avete fatto corsi ai ragazzi delle superiori, giusto, che valevano come crediti, cioè come Esatto, come appunto, TCPO. esatto, e a livello di educazione di Bitcoin, quindi già partendo dalle Dalle, sì. superiori, quindi è ancora un passaggio ulteriore, cioè spiegargli qualcosa ancora diciamo, nell'ambito di scuola superiore. Poi eventualmente chi è interessato magari può frequentare il Politecnico di Torino sapendo che c'è questa possibilità di entrare a far parte di Bitpolito per poi appunto eventualmente riuscire a chiudere Il il cerchio cerchio. magari andando a lavorare in industrie Bitcoin, che Sì. sarebbe veramente. Esatto. Tra l'altro dall'anno prossimo ci sarà un executive master su Bitcoin con in partnership con Plan B Sì. Network. Quindi quello proprio ancora è la ciliegina nel cerchio, unendo metafore. Perché non solo ti parti dai superiori dove vieni a contatto con Bitcoin perché facciamo attività anche con le scuole superiori. Poi vieni al Poli, magari studi i tecnicismi che ti servono per poi lavorare nell'industria. Magari fai anche il master che ti mette direttamente a contatto Certo. con l'industria, con parte dell'industria, o entri in Bitpolito se sei sveglio, perché non butti soldi. No, scherzo, non ti fai Sì, perché il master è una bella cosa, un bel infatti. achievement. E credo siamo i primi al mondo che ad offrire un master interamente su Bitcoin only con speaker dell'industria Bitcoin, master fiat, diciamo, riconosciuto dall'Accademia. Però entri in Bitpolito se ti interessa ugualmente, fai corsi, diciamo, tagli le tappe Sì. e puoi andare direttamente all'industria. Con le scuole superiori, l'anno scorso abbiamo fatto un programma di 30 ore, se non ricordo male. Quest'anno lo ripetete? No, quest'anno le lezioni sono per la metà online, per la metà le pubblicheremo perché abbiamo avuto dei problemi di montaggio, non ci soddisfaceva la qualità, Sì. alcune le abbiamo rifatte, quindi usciranno le ultime online a breve. Il corso è lì online, sarà lì online, Certo. però ci è costato tantissima fatica Immagino. organizzarlo e poi non poi possiamo portare ogni anno Certo. speaker tipo Giacomo, Aleppo, Sì. Daniele. Anche perché poi ognuno oramai, cioè adesso. Ha i suoi cazzi. Esatto, cioè voi oramai avete il vostro lavoro, cioè venite qua, contribuite ancora, diciamo, con Bitpolito, ma tu giustamente prima mi dicevi hai il tuo lavoro No, Fiat. Fiat. Non Fiat, No, no, ragazzi. Però sì. cyber security e però comunque, cioè lui adesso ha la sua vita, il suo lavoro, ma continua a, diciamo, a contribuire con Bitpolito e
bisogna cercare anche un po' Sì. di avere un po' di alternanza per Esatto. portare avanti questo progetto che è fantastico. Cioè, ce ne so, credo siate gli unici. Poi, man mano so che a Milano hanno cercato Sì. di fare un qualcosa, ma qua sono stati i primi che hanno coinvolto fondamentalmente un politecnico, cioè stiamo parlando veramente quasi di avanguardia, di cosa che non è pensabile, Mi secondo me. piace il termine avanguardia perché in realtà è proprio la visione di Torino, il Polito, Torino Capitale, adesso ultimamente twitto Sì. dicendo Torino Capitale Sì. Industriale di Bitcoin perché vedo che esce dal basso Allora, infatti, il forte. titolo del video sarà Bitcoin City Torino Capitale. Ve lo dico Yeah. già ancora prima di montarlo, di farlo, ma è un titolo azzeccatissimo perché veramente. E hai ragione, io cioè, lo sposo in pieno. Sì, diciamo il progetto a lungo termine che diciamo, abbiamo scoperto facendo le cose e speriamo sia questo, sarà questo, ma sarà appunto Torino capitale industriale di Bitcoin perché mi immagino fra 10 anni, fra 20 anni, come Torino la fabbrica di ingegneri, di designer, di comunicatori, di manager, di Sì. qualsiasi cosa che servono. Industrie che servono Bitcoin, quindi protocollo c'è Sì. decentralizzato, eccetera. Ci sono poi le industrie che usano Bitcoin per offrire servizi e lì credo che possano avere un grande impatto. Ma ci sono già tante teste che lavoravano proprio al protocollo di Sì, Torino, che magari non si sa, che magari esatto, uno li sente parlare, scrivere in inglese, ma che sono di Torino. Cioè, Torino veramente da questo. È come se avesse la parte sotterranea, la parte nascosta di Torino avesse abbracciato Bitcoin e tanta gente di Torino ci sta lavorando, cioè, sì. possiamo dirlo, dai. No, E no, è molto una cosa veramente. poi non solo puoi servire Bitcoin all'industria Bitcoin, ma crei un indotto nella Assolutamente. città e questo indotto è quello che ti converte, tra virgolette, la gente a Bitcoin, anche se ripudia un po' i valori di Bitcoin, Certo, certo. perché ti confronta poi con la realtà. Puoi Sì. accettare o meno i valori di Bitcoin, e quello è, diciamo, l'aspetto culturale. Come conseguenza poi di una industrializzazione della città su un asset come può essere Bitcoin, puoi avere un indotto sulla società locale dove il panettiere che non vuole sapere niente di Bitcoin, non interessa, pensa sia scam, eccetera, il panettiere adesso non so, però Sì, con attività che attività non. che è stata, Certo. anche il panettiere perché magari io Sì, sì, sì. sono un Bitcoiner, vengo qui in ufficio ogni giorno, c'è il panettiere là sotto che non sa niente di Bitcoin, non vuole saperlo, ma io con il valore che creo, grazie servendo diciamo, l'industria Bitcoin, poi lo riverso sulla società locale in cui sono e quindi il panettiere può godere del valore che io ho creato scambiandolo con lui, grazie a Bitcoin. Questo anche in maniera non forzata, alla lunga crea adozione. Certo, Questa è un certo. po' la visione mia e di un po' Bellissimo. di Bitpolita, in realtà. Bellissimo, bellissimo. Va bene, dai, grazie, grazie Salvatore. Adesso noi andiamo Da alla Fede, rivalità a sentire esatto. Federico Rivi e poi dopo Satoshi Spritz. E noi ti vediamo a Madeira. Esatto. Giusto? Ciao ragazzi, Grazie. grazie. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bene, Federico Rivi, Clark. appena terminato lo speech qui al Politecnico, com'è andata? Bene, adesso dividimelo tu com'è andata. Bene, no, va bene. Presentazione, la teoria dei giochi applicata a Bitcoin, è un argomento veramente interessante e tu stai approfondendo questo aspetto
in maniera molto decisa, diciamo. È una cosa che porta via tanto tempo, ma anche sul discorso teoria dei giochi, quando inizi a approfondire, poi non esci più. Anche per chi non è assolutamente un esperto di teoria dei giochi come sottoscritto. Sì, anche per chi non è assolutamente un esperto di teoria dei giochi come sottoscritto, io in matematica durante la presentazione ero una frana totale, però poi quando capisci quali sono anche solo i concetti alla base, senza andare a vedere le formule necessariamente che ci stanno sotto, naturalmente un po' ti devi fidare di quello che viene spiegato dai volumi, e capisci come queste cose si applicano a un sistema come Bitcoin, è uno di quei tanti momenti eureka in cui ti si apre veramente la testa. Ci sono tanti momenti eureka durante l'approfondimento di Bitcoin, ormai ci ho fatto un po' il callo. Ogni 30 secondi hai un momento eureka praticamente. Ci ho fatto un po' il callo, però questo è stato uno di quelli, certo. Bene. Che effetto fa essere in un'università e parlare di Bitcoin? In un politecnico, perché prima mi hanno ripreso sul fatto che sia un politecnico in un'università. Fa un effetto meraviglioso, perché insomma, se vogliamo iniziare a togliere un po' lo stigma di Bitcoin, perché ancora oggi se parli di Bitcoin in giro, in realtà in tanti sono, molti si stanno incuriosendo sempre di più, ma ancora molti sono scettici, e se vogliamo che un domani tra 10, 15, 20 anni, insomma le prossime generazioni abbiano dimestichezza con Bitcoin, anche perché le prossime generazioni saranno nate quando Bitcoin già esisteva, quindi per loro sarà una cosa assodata, ci sarà molto meno scetticismo, questi sono i luoghi in cui bisogna agire principalmente. Perché se poi te lo spiegano all'università, se ne hai sentito parlare in un talk, o se meglio ancora magari viene fatto un corso ad hoc, allora a quel punto lì diventa veramente facile incuriosirsi, quantomeno. E più è più ampio il bacino di utenti che si incuriosiscono, più è ampio, anche se è un sottinsieme, il bacino di persone che iniziano a decidere di approfondire seriamente. Bene. Adesso si continua, Satoshi Spritz. Satoshi Spritz, dovrò praticamente parlare della stessa cosa, però almeno con una pinta di birra in mano, esatto, che fa sempre esatto. Comodo. La giornata Bitcoin quindi non è ancora conclusa. Seguite, mi raccomando, Federico Rivi, allora Bitcoin Train, la tua newsletter, e Atlas 21, quindi sì. Questo nuovo progetto editoriale, possiamo dire. È un progetto editoriale, una media company che si occupa di informazione verticale su Bitcoin, molto più frequente rispetto a Bitcoin Train, che è un long form di fatto, approfondimenti settimanali. Atlas 21 è il sito che dovete leggere se volete informarvi su Bitcoin come se stessi scorrendo il Corriere della Sera, diciamo. Adesso andiamo a bere una birra, dai. Andiamo. I Satoshi Spritz sono luoghi di incontro informali dove si beve e si mangia qualcosa insieme, e si ha anche l'occasione di confrontarsi con altri e magari di togliersi qualche dubbio. Ma a Torino vengono fatti anche i 21 minuti, un format dove vengono illustrati temi sempre diversi inerenti a Bitcoin. Quindi ci si diverte, ma si impara anche qualcosa. Satoshi Spritz è terminato, ovviamente all'interno non si fanno riprese, quindi non vedrete nessun video del Satoshi Spritz, ora si rientra a casa. Ciao!